Nome. Viviana. Professione. Architetto. Come si chiama lo studio in cui lavori? Vivizzando. Perché hai scelto questo nome? Perché la radice del mio nome, Viviana, che vuol dire vita, piena di vita, che è associato a un tempo gerundio, dà il senso di continuità, movimento, innovazione, e quindi è nato Vivizzando. Di cosa ti occupi allo studio? Mi occupo di soprattutto progettazione di interni, ricerca di materiali e gestione del team Vivizzando. Il tuo progetto preferito? Il mio progetto preferito si associa a un momento di vita che è stata una fase di crescita e di scoperta di me stessa, ed è un progetto di ristrutturazione di interni fatto a Milano, in cui ho potuto mettere in pratica diverse cose, soprattutto sui materiali, sulla luce, sui colori, quindi prettamente sulle finiture. Cosa ti piace della tua professione? Penso che la cosa che mi piaccia di più è il processo, quindi il processo creativo fino alla realizzazione, perché nel nostro lavoro il processo è momento di incontro, momento di stimolo e quindi è sempre qualcosa che cambia, cioè ogni progetto vuole un processo e ogni processo è diverso. Quindi si può crescere, si può imparare, si entra in contatto con tecnici ed è una scoperta. Cosa non ti piace della tua professione? Quello che non preferisco della mia professione è che io penso che sia una professione complessa perché riesce a unire il punto tangibile e l'intangibile. Quindi spesso mi imbatto in persone, clienti che dicono sempre io avrei dovuto fare l'architetto o la mia seconda specializzazione poteva essere architettura, un po' banalizzando il processo che effettua un progettista o un creativo. Quindi quando si parla di estetica o si toccano questi punti intangibili, spesso si banalizzano, quando invece c'è sempre studio e lavoro, c'è ricerca, quindi questo non lo preferisco. Descrivi con una parola te stesso. È una domanda difficilissima, però penso che la parola sia appassionata, perché un'appassionata più che altro della vita, poi della professione o degli amici o della famiglia, però penso appassionata. Il tuo motto? Allora, non penso di avere un motto, però posso citare una frase di Bruce Mao, che è un designer canadese che mi ha accompagnato per molto tempo e che dice: se è il risultato che guida il processo, sai sempre dove stai andando. Se è il processo a guidare il risultato, non sai dove stai andando, ma saprai che è la strada giusta. Come hai saputo del concorso di idee di Archipelago? Semplicemente tramite social network. Mi è capitato di vederlo una volta, due volte, tre volte e niente. Cosa ti ha spinto a partecipare?
Penso che sia stato il mio momento di vita che mi ha spinto a partecipare, perché la vita è fatta di fasi. Ho partecipato molto spesso a concorsi e era un bel po' che non partecipavo a cose simili, ma semplicemente perché ero nel momento di vita di costruzione pratica, quindi fisica, in cui spendevo l'energia per me stessa, e quando ho visto questa preview del contest, ho deciso di partecipare perché pensavo che quello fosse il momento di potermi esprimere per gli altri e quindi portare le energie fuori. Come ti senti ad aver ottenuto una menzione speciale? Mi sento sicuramente entusiasta, grata perché ho avuto un feedback da questo contest molto positivo, quindi molto molto entusiasta. Qual è il nome del tuo progetto? Il progetto si chiama Giana. Com'è nata l'idea di questa piastrella? L'idea della piastrella è nata un po' di tempo fa perché ho lavorato per diverso tempo durante il dottorato di ricerca di tecnologia in Portogallo, quindi ho lavorato molto sugli azulejos e anche in Marocco. Lavorando in questo campo, quindi di prodotti da decorazione su ceramica, e unendo a questo anche il tema delle percezioni visive e delle anamorfosi, piano piano il risultato è stato Giano. La tua reazione quando hai saputo di aver ottenuto una menzione speciale? La mia reazione è stata un sorriso e poi ho chiamato tutti. Ho chiamato la mia compagna, la mia famiglia e ho dato l'annuncio. Quali vantaggi hai ottenuto partecipando al concorso? Sicuramente di aver fatto network, ho avuto contatti con dei professionisti, con colleghi con cui mi sono confrontata, che stimo molto, e ho avuto l'opportunità di conoscerli meglio e più che altro ho avuto dei confronti con personalità come Claudio Papa, Oscar Colli, Cristina Mandrini, che al di là ho sempre ammirato e sempre stimato, però erano dei confronti molto amichevoli, quindi non mi sono mai sentita giudicata ed è stato sempre piacevole passare il tempo con loro. Dopo questa esperienza, partecipereste ad altri eventi di Archipelago? Sicuramente parteciperei a tanti altri eventi di Archipelago. Questo evento unico, è stato comunque molto emozionante, quindi sicuramente ne vorrei fare altri. Cosa ti aspetti da Archipelago? Ma io più che altro, mi auguro che Archipelago riuscissi a continuare a dare questa divulgazione, questa informazione, ma più che altro ai giovani che si approcciano adesso al mondo lavorativo, perché fare network è importante, soprattutto avere scambi così come li ho avuti io in queste occasioni, e spero nella loro condivisione di questi eventi e quindi un'informazione di livello che ci vuole. Saluta! Agli ascoltatori di Archipelago, grazie.